Tadan, eccoli qui! Loro due sono probabilmente i telefoni che mi avete chiesto di più in questo periodo, Redmi Note 9S e Realme 6. I due telefoni che probabilmente si andranno a contendere maggiormente la fascia dai 150 ai 180 euro. Già stanno calando molto di prezzo, addirittura pensate, io lui l'ho preso a 150 euro, l'abbiamo preso tramite quei coupon AliExpress russi, un macello incredibile, ve lo spiego tra poco. Lui sulle 180 euro, Headway Buy. E vabbè, questo è un video unboxing, uno di quelli che a me non fa impazzire perché parli di tutto e non parli di nulla, quindi sfruttiamo questo video per una funzione molto comoda. Lasciatemi nei commenti tutto quello che vorreste sapere su questi due smartphone, su cosa poi vorreste sapere nel confronto, quindi se c'è qualcosa che vi interessa da mettere a confronto. Vi concludo un attimo il discorso prezzi, perché il Note 9S, quello che ho preso io qualche giorno fa, si prendeva a prezzi super interessanti da AliExpress con spedizione Repubblica Ceca, G-Shopper. Praticamente si dovevano riscattare dei coupon russi, praticamente c'era qua tutta spiegata la procedura sul canale Telegram, ve lo lascio magari qua sotto in descrizione se volete sfruttare future promozioni. Ecco, in pratica si pagava 151 euro, che è il prezzo insomma che poi ho speso io per prenderlo. Per il Realme 6 parliamo più di 200 euro, 230 euro, ma occhio perché poi sotto al video completo probabilmente avremo un codice da 180 euro, quindi potrete risparmiare un po'. Però dai, non perdiamo tempo, passiamo subito all'unboxing, alle due confezioncine. Io tra le due vi dirò che preferisco quella del Realme perché mi sa un po' più di minimale, no? Con questo 6, Realme 6, insomma, non c'è l'immaginona che sta sul Redmi Note che fa un pochino più pacchiano, secondo me, cioè, non c'è il bisogno di questa immagine enorme sul frontale. Iniziamo dal Realme, che è bello bello corposo anche lato memorie. E allora, partiamo subito. Hey, welcome to the Realme family. E vai, benvenuti nella famiglia Realme. E abbiamo subito come benvenuto, come ringraziamento per l'acquisto, dei bei manualoni che insomma potete leggere. Magari ci sono riportati i valori SAR. Sì, ci sono riportati, abbiamo preso la pagina spagnola, comunque 0,7 testa e corpo 0,5. Sopra lo spillino un'altra frase molto goliardica, let's embrace a new journey. E vabbè, allora, la coverina è un pochino come quelle del passato, la analizziamo tra poco perché concentriamoci ora sul telefono. Ed eccolo qui, in questa colorazione interessante. Sì, ok, leviamo qui l'adesivino. Voilà. Praticamente passiamo da un grigiettino azzurro fino a un blu molto molto scuro. Particolare, qualcosa di leggermente diverso dal solito. Ecco, magari in controluce la notate ancora un po' meglio. Scrittine poste in verticale e quattro fotocamerone a vista, quindi un bel modulo fotocamere che sì, è anche leggermente sporgente, ma neanche troppissimo in realtà. Frame opaco e anche il frame praticamente cambia un po' di colore, quindi più grigietto sulla parte superiore e va a finire, notate, su un blu più scuro. E sì, lettore di impronte con il tasto cliccabile, quindi tasto power, sulla destra, quindi per me che sono mancino, ma attacco sempre. Non diciamo dove, allora, accendiamo subito il display. Vi ricordo la caratteristica fondamentale di questo smartphone, ovvero i 90 Hz come refresh rate del display, una cosa che a me non ha mai fatto gridare al miracolo, soprattutto se parliamo di un display IPS, quindi sì, non abbiamo dei neri assoluti, non abbiamo un display di super qualità da quello che ho letto, però abbiamo i 90 Hz. Vabbè, comunque lo configuro tra poco. Nel resto della confezione troviamo un caricatore, ovviamente europeo, bello pure bello grande, tia, guardate qua che sleppa di caricatore, qui notate insomma la possibilità di caricarlo anche abbastanza velocemente, e il cavetto come sempre dovrebbe avere gli interni gialli, esatto, notate una chicca, una piccola chicca che ci piace sempre. Sto configurando subito l'impronta digitale perché sono curioso di vedere se sarà efficace come quella del P40 Lite che abbiamo provato qualche settimana fa, qualche giorno fa. Benvenuto Realme UI. Eh già, perché qui abbiamo subito la Realme UI disponibile.
sfrutto l'Oppo Reno 2 che ho qui con me per farvi notare come la nuova Realme UI è praticamente la sorella gemella della nuova Color 7. Cambia giusto qualcosina, tipo la Realme UI ha le icone un pochino più tondeggianti, mentre la Color le ha un pochino più squadratone, però già il fatto che insomma ci arriva già aggiornato è un buon passo avanti. Infatti andiamo nelle info telefono, abbiamo Android 10, patch di sicurezza del 5 febbraio, devo installare il VPN per notare se lato aggiornamenti, ah ecco c'è già un update. È stata ottimizzata la qualità della fotocamera, stabilità di sistema, ok, però patch di sicurezza non ce ne dovrebbero essere. Lo sblocco con l'impronta, sì, mi sembra affidabile, giusto la cover va un pochino ad interferire. Come velocità siamo praticamente alla pari, se non leggermente anche più veloci in qualche occasione dell'impronta sotto al display. Che comunque leggermente io preferisco, ve lo dico, perché per comodità preferisco mettere il dito qui, anche perché posso farlo bene da mancino. Qui invece da mancino è un po' più complicato se tengo il telefono con la sinistra, devo sbloccare con l'indice, ma non è il massimo. Passiamo ora al secondo concorrente, Redmi Note 9S. Vi ho detto che questo è il 464, Glacier White dovrebbe essere la colorazione, ma al momento ASMR. Ok, ci saremmo mandati pure questo da mezzo. Apriamo la scatolina. Niente scrittine qui che ci danno il benvenuto, ma abbiamo sempre la coverina, giusto? Eh sì, sento un bel peso. Oh, coverina bianca! Non mi dite che fate il telefono bianco e mettete la coverina bianca, ma siamo nel futuro. Ah no, ok, è trasparente. Vabbè, ok, ci sta. Classica coverina trasparentina Xiaomi, un pochino più leggera di quella Realme. E ecco qui il telefono, andiamo ad estrarre anche lui, colorazione bianca che sembra molto molto intrigante. Vediamo se riusciamo a scattarlo. Ed eccolo qui con il suo quadratone di rilievo, che sicuramente è la caratteristica peculiare che lo differenzia dagli altri smartphone. In realtà è un rettangolone se ci mettiamo pure questa parte con il flash LED. Parte con il flash LED che è proprio quella cosa che a me non fa impazzire, perché non è in rilievo e quindi c'è questo scalino mezzo finto. Non mi piace proprio come scelta estetica. È molto personale. Fosse stato soltanto il quadrato con il LED attorno al bianco, quindi questa zona bianca, secondo me sarebbe stato molto più carino e minimale. Anche questa cromatura attorno a due fotocamere, lasciando queste due dicendo ah ma sì, ma queste due sono mezze inutili, mezze fake, non mi convince al 100%, però dai, tutto sommato anche qui troviamo il fingerprint laterale e anche qui è un tasto power e anche qui lo andiamo ad accendere perché abbiamo una soluzione leggermente diversa, è già il foro qui è al centro. E ecco, queste sono le cornici del Note. Anche in questo caso non è che si noti molto così di prima acchito, un pochino. Comunque ovviamente abbiamo la MIUI 11, anche qui Android 10 e anche lui lo vado a configurare proprio al volissimo. Le prime sensazioni, proprio mentre sto digitando le varie password e cose varie, è che questo Redmi sia già un pochino più reattivo. Vi ricordo che qui abbiamo uno Snapdragon 720G. Il Realme che vi ho fiancato adesso ha l'Helio G90T, quindi abbiamo una soluzione MediaTek. Allora andiamo avanti comunque con la configurazione e intanto ve li ho messi vicini così potete notare la differenza. Realme che mi sembra un pochino più piccolino, più comodo da tenere a una mano, si sviluppa un pochino più in altezza. Il Redmi comunque anche si tiene molto molto bene, finalmente mi sembra un Redmi compattino bello, allo stesso feel più o meno del Mi 9 Lite, un telefono piacevole, non mi sembra per nulla pesante. Il Realme è un pochino più piccolo ma mi sembra che il peso sia più concentrato, quindi boh, tra i due prima acchito preferisco leggermente il Redmi come comodità. Sarà anche una questione proprio di materiali diversi che ti restituiscono un touch diverso, io sono più abituato al metallo e lo preferisco, alla fine non mi sembra neanche così scivoloso. L'unica cosa è che ci sono due fresature particolari, o almeno simili fresature, verso gli esterni diventa tipo lucido, riuscite a notare? È molto difficile, magari anche girandolo così si riesce a notare qui all'angolo. Ecco, una soluzione particolare, bella esteticamente ma è da capire se sul tempo reggerà, quindi tra una settimana e mezza già potremo vedere quale dei due frame regge meglio l'uso proprio quotidiano, senza cover, sapete che io li utilizzo senza cover. E sì, ho estratto al volo il carrellino da entrambi per farvi notare che tutti e due hanno il carrellino a tre slot, quindi su entrambi possiamo mettere sia la micro SD sia due SIM. Tra l'altro noto che il Redmi Note 9S ha il gommino anche di protezione per eventuale contatto con l'acqua, cosa che non troviamo sul carrellino del Realme, che non ha per l'appunto questo gommino eventualmente di protezione.
Ok, proviamo una cosa. Eh sì, è molto più veloce di Realme, più che altro nell'animazione. Da quando viene accettato lo sblocco, il display si accende subito, mentre sul Redmi, non so se è modificabile tramite impostazioni, ma da quando avviene lo sblocco passa più tempo prima che si attivi effettivamente il display. Cercando aggiornamenti, il Redmi Note ci notifica le patch di aprile 2020, quindi beh, praticamente ottimo, molto ottimo. Eravamo a febbraio prima di questo aggiornamento, quindi già siamo con le patch di aprile, da vedere se qui col VPN escono fuori, magari marzo, almeno marzo. Ecco la cover sul Redmi, che come sempre anche il tappino per chiudere la Type-C, una cosa che apprezzo, e comunque vabbè, una cover molto minimale che però rispetto a qualche versione precedente adesso anche lei ha i bordi rialzati come quella del Realme, ed entrambi comunque hanno una pellicola preapplicata, quindi su entrambi, se tenete questa pellicola, potete aspettare magari qualche mesetto prima di comprarne una valida, insomma un ricambio per quella stock. Anche sul monoletto del Redmi troviamo i valori SAR, 0,72 testa, 0,98 corpo, quindi un pochino più alti. Per quanto riguarda il resto degli accessori, anche qui cavo Type-C e poi ovviamente il caricatorone, però è un cavo un pochino più anonimo, non ha nulla di particolare come i dettagli colorati, e il caricatore è questo qui, vi faccio vedere i dettagli. Tutto sommato devo dirvi che la confezione del Realme mi piace anche più come è curata, nei piccoli particolari, quelle scrittine, ma alla fine chi se ne frega delle scatole. Dobbiamo andare a vedere come vanno loro nel quotidiano, chi aggancia 4G Plus, qualcuno mi ha detto che ha avuto già qualche problemino col Note 9S, quindi è da verificare se il 4G Plus non ci darà alcun problema. Il 720G girerà meglio del MediaTek G90T? Quale dei due supporta meglio la G-Cam? Insomma, ci sono tante domande. Lasciatemi qua sotto nei commenti quella a cui voi vorreste avere una risposta. Ragazzi, noi ci vediamo tra qualche giorno con i loro video dedicati e poi un bel confrontone.